1953, quindi è uno scorpioncino, allenatore attualmente di calcio, ex calciatore italiano, mezzala sinistra. A 20 anni si mette in evidenza nella Massese, in Serie C, e viene soprannominato un pochino il nuovo Corso. Poi di questo ne parleremo, Franco. Nell'estate del 74 viene acquistato dall'Inter col pesante compito di raccogliere le dita di Mario Corso. Esordisce in Serie A con i nerazzurri nel campionato 74-75 e rimane a Milano per due stagioni, se posso permettermi oserei dire forse le peggiori degli anni 70, è capitato proprio in un brutto momento. Passa quindi nel 76 al Vicenza, con cui ottiene la promozione in Serie A. Viene girato al Monza, ma dopo pochissimi mesi torna a Vicenza, dove diventa tra gli artefici della straordinaria annata del cosiddetto Real Vicenza, segnata al secondo posto in Serie B, quello in Serie A, cioè quello famosissimo, insomma, per cui Vicenza passò quasi alla storia. L'anno successivo, dopo la retrocessione in B, rimane in massima serie passando al Pescara. Nell'81 va a Padova, contribuisce alla promozione in Serie B dei biancorossi, torna al Vicenza in C1 dove milita per altre due stagioni centrando due promozioni consecutive e lì chiude la carriera da calciatore. Poi alleni squadre dilettantistiche dell'area padovana, Casone, Legnarese, Vigonovo Tombelle, eccetera eccetera. Bene, buongiorno, buongiorno allora a Franco Cerilli. Ciao Franco. Buongiorno a voi, radioascoltatori. Buongiorno. Ciao, ciao Franco, qua abbiamo Gianni Bellini, mi pare che tu lo ciao, conosca. Ciao Franco. Sì. Ciao. Allora, ma chi è che non conosce Gianni Bellini? Anche perché poi lui conosce di sicuro le silhouette cartacee e poi conosce anche i calciatori in carne ed ossa, quindi sì, indubbiamente. Senti Franco, abbiamo fatto già una domanda nella prima ora a Paolo Conti che è intervenuto telefonicamente. Sì. L'approccio con le figurine Panini in questo caso chiaramente e quindi all'inizio della stagione la fotografia fatta di gruppo, la fotografia singola e quindi tutti insieme aspettavate quel momento per poter essere ripresi e fissati nella memoria di tanti ragazzini e adesso ahimè uomini che si ricordano indubbiamente negli anni le espressioni di questi giocatori belli, giovani, ai tanti che ci hanno fatto tanto bene sognare. Sì. Allora, partiamo da quando ero piccolo. Chi non ha fatto la raccolta delle panini? C'è qualcuno qui dentro? Scusa, faccio una domanda. Michael, che è il nostro tecnico, hai fatto la raccolta delle panini? Sì, sì, tutti. Comunque io ho cominciato presto, penso che non mi ricordo bene, ma comunque appena ho saputo leggere, 8, 9, 10 anni, chi non lo faceva? Avevamo pochi soldi, quei pochi soldi invece di comprare caramelle o ciunga, compravamo le figurine panini, facevamo i cambi con le figurine doppie, c'era il famoso pizza balla che è rimasto nella storia, che non si trovava. E così, insomma, io credo sia stata una cosa della gioventù molto bella. Ancora oggi, quando sono venute quei album dei Panini che le hanno rifatti, ne ho comprato ancora qualcuno per vedere le figurine degli anni passati, quindi fa storia, insomma, la Panini è storia, come ci siamo detti l'altro giorno, però una volta si potevano comprare le figurine Panini e rimanevano quelle tutto l'anno, adesso le compri però con il mercato che c'è, compri le figurine però dopo tre mesi dovresti ricambiarle tutte perché i giocatori sono soggetti al trasferimento di denaro a cambiare società. Sì, per esempio nel caso dell'Inter abbiamo Guarini che magari a gennaio lascerà la nostra casella libera, come tutti speriamo, come tutti ci auguriamo, e al tempo stesso speriamo che quella casella venga in qualche modo impreziosita da un ottimo arrivo, no? Quindi chissà mai, l'Inter e il Milan quest'anno anche quest'anno penso non siano competitive, non sono per te, almeno non credo siano competitive con le altre due perché non hanno fatto un grande mercato. Poi io sono un po' critico, se posso parlare dell'Inter, critico perché intanto tutti questi stranieri e poi ci lamentiamo degli stranieri, poi andiamo a prendere anche un presidente straniero che cosa può sapere lui del calcio italiano, non so cosa sia venuto a fare, forse altri interessi, non lo so, non voglio neanche andarli a ricercare. Il problema è anche la questione economica, perché purtroppo il presidente italiano non straniero non è, nell'ultimo periodo non ha fatto benissimo dal punto di vista economico, quindi rischiamo di perdere il titolo sportivo quindi anche lì bisogna un po' vedere, ben venga tutto sommato. Sì, ben venga, però io sono critico nel senso, non può conoscere il calcio italiano. Assolutamente il fatto stesso che ieri vedo
l'Inter giocare e mettiamo Nagatomo, che per quanto cultura, io penso che non sia ancora capace proprio parlare di italianissimo, parlare con gli arbitri, il capitano dell'Inter. Ecco. Tutto dice, sono un po' critico nell'Inter, ecco. Non è ancora competitiva, non ha persone secondo me nell'area tecnica che capiscano. Quindi stai parlando dell'allenatore, dice a questo punto qua, anche la questione. No, no, area tecnica chi fa la squadra, non chi l'allena. Area chi fa la squadra. Quindi nello specifico della partita di ieri, sì, riesci a imputare, a trovare diciamo delle cause ben precise, che hanno parlato di mancanza di personalità, problema di modulo tattico, non so, anche diciamo un po' a rischio, una situazione anche scriteriata da parte di stesso Nagatomo, che dopo due minuti si è fatto diciamo espellere da un fallo. Cosa avresti fatto tu che sei allenatore in una, su un 1-1 e un'espulsione? Cosa avresti fatto con questa Inter già schierata in campo? Ma io ti dirò che col senno di poi siamo sempre un po' tutti bravissimi a farlo, però mi permetto di dirlo lo stesso. No, io premetto, no? Col senno di poi siamo tutti bravi, però mi permetto di dire che nel momento in cui è andato fuori un uomo sull'1-1, Mazzarri ha portato la squadra a quattro difensori dietro. Secondo te non andava bene? Mazzarri deve pensare che allena l'Inter, non il Sassuolo, quindi l'Inter in casa, per quanto il Cagliari possa correre, possa avere il modulo Zeman, tutto il resto, deve perlomeno rischiare di pareggiare, di non perdere così, però perlomeno di vincere anche se ha un nome in meno. No, anche conoscendo le squadre di Zeman, che sono un po' scriteriate, un po', cioè avresti sempre all'attacco, la difesa è un po' così così e tutto il resto. Tu avresti sbilanciato di più la squadra in attacco subito, per dire, invece di andare a chiudere dietro, avresti sbilanciato la squadra mettendo magari la terza punta o un fantasista, un Guarin subito. Io sì, conoscendo le squadre di Zeman sì. Dopo sai, magari prendevo 10 gol, però. No, tu Franco non me la racconti giusta, perché secondo me c'è di mezzo l'animo del fantasista mancino alla Franco Cerilli, la persona che è un po' fintamente anarchica, perché tu nel calcio non eri proprio anarchico, eri un gran piede sinistro, ma dopo alla fine l'ultimo passaggio era un passaggio perfetto, quindi non era proprio l'anarchia, ecco. Quindi secondo me c'è un po' di mezzo anche il carattere diciamo di ogni giocatore, che si rivede anche nell'allenatore. Sì, a vedere il calcio non tutti lo vediamo alla stessa maniera, certo. Io lo vedo così, secondo me lo abbiamo o lo hanno insomma distrutto il calcio, perché basta vedere l'ultimo mondiale, non c'è più tecnica, c'è solo corsa, c'è solo fisicità, basta vedere il Brasile che è maestro di passaggi stretti, di tecnica, il Brasile che si permette di fare i lanci da 40 metri senza giocare a calcio, quindi vuol dire che il calcio deve cambiare dalla base dei settori giovanili, e invece noi continuiamo ad avere nei settori giovanili allenatori non competenti, ma perché leggo i nomi, c'è tanta gente che fa il professore di ginnastica, il professore degli improvvisati, e quindi poi andiamo tanto all'estero, e vabbè, lì ci sono i problemi economici, situazioni che magari non sta neanche, sarebbe lunga da parlare, comunque vanno all'estero per vari motivi, no? Senti, ma non possiamo importare tutti i campioni, importiamo anche come è sempre stato. Non ci sono i soldi. Dei bidoncini, certo, ogni tanto genere. Succede. Una domanda, dai, certo. Franco, senti una cosa, cioè io mi sono sempre chiesto, no? Tu hai giocato in una realtà come Vicenza, sì. Squadra piccola. Ti fermo subito, posso dire un attimo la formazione? Ce l'abbiamo qua, velocissimo. Parliamo di nomi, nomi che insomma indubbiamente sono collegati alle figurine. Quindi abbiamo Ernesto Galli, Giuseppe Leli, Vito Caglioni, Mario Guidetti, Valeriano Prestanti, Giorgio Carrera, Franco Cerilli, giocavi a destra, Giancarlo Salvi, Paolo Rossi, 24 gol quella stagione, il campionato a 16 squadre, Renato Faloppa e Roberto Filippi, che era quel famoso motorino. Ecco, io la domanda che ti facevo, avendola vissuta tu comunque in prima persona e da protagonista, no? Come succede, come funziona che una squadra piccola o medio piccola come potrebbe essere il Vicenza si trovi a fare un'annata mostruosa? Ah,
io direi che non è stata un'annata, tutto è partito dalla Serie B intanto, perché è stata costruita lì la squadra con Fabbri, addirittura nel momento in cui si andò in ritiro il primo anno in B, i giornali di Vicenza cominciarono a dire Leli scarto della Fiorentina, Rossi non si sa chi è, Cerilli scarto dell'Inter, Salvi ormai è la frutta della Sampdoria, eccetera eccetera eccetera, e così andammo in ritiro un po' così criticati. Poi con il gioco famoso di Fabbri, diciamo una buona difesa sì, però dal centrocampo in su senza schemi tattici, ognuno poteva andare dove voleva, però le parti del campo devono essere sempre occupate tutte, e riuscimmo a fare un buon campionato. Poi trovammo per strada la ciliegina Paolo Rossi e da lì partì il grande Vicenza, un grande Vicenza che purtroppo fu dopo il secondo posto rotto, perché Filippi andò via, Leli andò via, Carrera si ruppe, e quell'anno lì, essendo una macchina un pochettino, come posso dire, non di campionissimi, però se si rompeva qualche interruttore, cosa del genere, qualche lampadina. Beh, c'erano i due di centrocampo, Filippi, Guidetti, mi ricordo, poi comunque Salvi che era uno di raccordo, quindi c'era un centrocampo che proponeva tanto, no? Quindi... Sì, però l'ultimo anno, dico, quando retrocedemmo, mancavano tre o quattro giocatori e non, la società di provincia non aveva, dopo che aveva speso la metà di Rossi lì a quei tempi, no, adesso non mi ricordo, 2 miliardi e rotti, no, Farina non aveva più i soldi per rimpiazzare quelli che sono andati via, e così quel giocattolo si ruppe subito. Peccato, però insomma rimane sempre una pagina di storia ben scritta. Bellissima. Vedo che anche in Facebook, soprattutto adesso, la gente si ricorda ancora a distanza di 36 anni, quindi vuol dire che certo, qualcosa di buono abbiamo fatto, sì, e fa solo e solamente piacere. Io pensavo ci fossero tutti dimenticati, perché oramai uno ha smesso 60 anni e pensa, invece questa è la magia, fa piacere, non posso dire bugie. È la magia, diciamo, dei social network, che veicolati nel modo giusto possono garantire dei bellissimi ritorni di fiamma a livello emotivo, no? E quindi le figurine lo sono di sicuro. E quindi adesso invece c'è una domanda, diciamo, chiamiamola così, un po' polemica e tecnica, di un nostro amico che manda sempre degli sms, tale Ghiro Ghirosi. Volevo chiedere a Cerilli perché secondo lui molti allenatori trovano difficoltà all'Inter, cioè lui fa lo spiritoso perché lui ce l'ha con Mazzarri, però effettivamente traslando, accompagnando il discorso, diciamo, negli ultimi 5 anni, effettivamente noi di allenatori ne abbiamo cambiati, quindi forse questo punto qua non è poi tanto un discorso dell'allenatore, ma proprio di impostazione di tutta la... Negli ultimi anni, io direi che negli ultimi anni sono stati Mancini e poi Mourinho che dopo, perché noi facciamo bene, noi facciamo il posto, poi si è rotto un po' il giocattolo, come si è rotto nel Vicenza, perché secondo me ha fatto un grande errore l'Inter come società dopo i 2 anni di Mourinho. Lì c'erano dei giocatori che stavano andando avanti con gli anni e avevano delle richieste stratosferiche. Lì doveva esserci un leggero cambiamento piano piano, invece certo. Moratti, innamorato dei giocatori, sì, come è sempre stato, e tutto il resto si è lasciato andare e li ha tenuti, e da lì secondo me c'è stato, questo è il mio pensiero almeno, certo, purtroppo un debacle, no, come si dice. Poi l'allenatore, vedi, l'allenatore secondo me sì, è importante, però non importantissimo. Importante in una società è il presidente, quindi la società, poi ci sono i suoi collaboratori tecnici, che devono essere tutte persone fidate in questo mondo, competenti, e che lavorino solo e solamente per la società. Invece in questo mondo non è che lavorino tanto. In questo momento non vedo dei grandi competenti, non so, Ausilio io non lo conosco, se voi magari mi dite da dove viene fuori. Beh, viene dalle giovanili, ha fatto tanti anni di giovanili, effettivamente quest'anno con 2 fichi secchi è riuscito a fare abbastanza bene la campagna acquisti, poi non stiamo parlando di grandissimi. Pochi soldi sono girati. Sto Ausilio ha giocato, ha fatto qualcosa in giro per il mondo, non lo so, non lo conosco. Viene indubbiamente dalle giovanili, quindi
quindi viene da un forse Linke si doveva appoggiare una persona un pochettino più nel mercato nazionale e internazionale, no, a un giovincello, perché l'Inter è l'Inter, il Sassuolo è il Sassuolo, con tutto rispetto. Certo, questo dice, magari, anzi, così. Magari sì. Manca una figura come poteva essere Oriali. Bravo, la persona più per bene che ci sia. Prima di tutto, e poi competente sicuramente. Senti, mi racconti l'approccio del 1974 al ritiro di San Pellegrino con i giocatori che tornavano dai mondiali del 74? Ecco, allora facciamo un passo indietro. Sì. Figurine Panini. Eccolo. Figurine Panini. Qua presente Gianni Bellini. Allora, Figurine Panini. Io ho fatto la raccolta di Figurine Panini quando giocavano ancora, quindi nel 63-64, avevo 10 anni, ma solo la Buoninsegna, i Facchetti, quindi la grande Inter e tutto il resto. Il giorno che mi sono trovato a San Pellegrino, non c'erano ancora, sono andati in ritiro con l'Inter il primo anno, giovani di belle speranze, e mancavano i nazionali perché c'erano i mondiali in Germania. E quindi loro vennero in ritiro 4-5 giorni in ritardo, adesso non ricordo bene, comunque più in ritardo. Una mattina alle 8 per far colazione, per andare a fare allenamento, mi sono svegliato, molto probabilmente loro erano arrivati la notte, e mi sono trovato davanti Facchetti, Mazzola, Buoninsegna, al che mi stropicciai gli occhi, non sapevo cosa fare, se dargli del tu, del lei, scappare, arrossire o cosa del genere. No, giocare con loro, ma ci pensi? Mamma mia. Appunto, mi sono, non lo so, è un po' difficile anche da spiegare, mi doveva vedere qualcuno e riprendermi. Anche loro, da persone insomma per bene, secondo me, mi misero subito a mio agio e quindi dopo, vabbè, tutto andò liscio. Però avere davanti gente che attaccavo negli album delle cose, certo, è stata una cosa fuori dal normale, non lo so. Beh, caro, non so neanche spiegarlo. No, poi è anche peccato da un certo punto di vista, perché sono stati 2 anni di un Inter che non era un punto, era un po' no, di fase di passaggio, proprio fase di transazione. Ma già si trascinava da un paio d'anni, no? dopo la finale del 71 con l'Ajax, quella squadra lì è cominciato, poi c'erano i giovani che stavano venendo fuori, Oriali, Bellugi, Bordon, no? Poi lui andò via, tu andresti via nel 76 dall'Inter. 76, sì. L'anno prima. 76 quando è venuto Bersellini. Sì, perché dopo l'anno arriva Altobelli, Beccalossi, quindi lì cambia, lui ha vissuto gli ultimi 2 anni prima del cambiamento con l'avvento di Beppe Baresi. Cambia il mercato anche, cambia il mercato, vanno a prendere giocatori affermati anche se giovani. Quello che hanno sbagliato secondo me l'anno che io sono andato, il primo anno, all'Inter non puoi fare la politica dei giovani, all'Inter devi fare la politica del vincere. Oh, che bello queste parole qua, perché bisogna dirle anche ai nostri amici interisti che dicono mettiamo i giovani, poi dopo quando non vinci le partite voglio vedere dove sono i giovani, no? All'Inter bisogna fare la politica del vincere, se poi sono tutti giovani e sono fenomeni. Il fenomeno lo vogliamo, difficile. Ronaldo 18 anni lo vogliamo, non è ecco, che lo... bravo, un po' difficile, l'Inter non può fare, il Milan non può fare queste cose, la Juve non può farlo, assolutamente, perché sono società che sono condannate a cercare di vincere. Senti, nel tuo caso forse il avere, diciamo, questo impegno di dover in qualche modo calcare il posto mancante, diciamo, di Mariolino Corso, forse questo è stato il grosso problema, ma non lo so, io fardello, se vuoi ti rubo 30 secondi te lo spiego come. Guarda, mai io non ho mai... anche 5 minuti, so che stai andando via, quindi no, io ti spiego come mai non ho giocato poco con Suarez. Allora, io ero alla Massese, ti faccio un... sì, prima sì. Sì, gioco nella Massese, mi vede fra i soli in amichevole, mi manda a vedere tutto l'anno, mi manda degli osservatori. Sì. Suarez era osservatore del Genova, non era dell'Inter, no? E anche il Genova, la Fiorentina, c'erano parecchie squadre che mi seguivano. Il Genova mi ha bocciato, perché? Perché Suarez non aveva scritto una relazione negativa, no? Sono passato all'Inter, Suarez è stato preso come allenatore, quindi non poteva andare a tagliarsi quello che aveva già detto. E quindi quell'anno lì mi ha fatto giocare qualche partita, così. Insomma, secondo me è stato questo
il motivo che ho giocato poco. Pensa che questa cosa qua sembra di rivedere Scanziani, che abbiamo avuto lunedì scorso, che lui se n'è andato via dall'Inter di Bersellini dopo 2 anni, che lo faceva giocare al posto di Fedele, che era il terzino di sinistra, lui invece era un centrocampista numero 8 con grande corsa, però non era un terzino, va alla Sampdoria, fa 2 anni con Olivieri, vincono la Coppa Italia, diventa il pupillo capitano della Sampdoria e poi cosa fa? Arriva Bersellini che alla prima partita, non ti preoccupare, Mantovani dice non ti preoccupare di qua di là, giochi tranquillamente, rifiuta una grandissima offerta con la Roma di Falcao, Ancelotti, e rimane alla Sampdoria e lui dopo quell'anno praticamente deve trovarsi un'altra squadra perché arrivano poi purtroppo deve avere anche la fortuna di trovare interpretare il momento anche chi ti capisce, chi sa dove metterti in campo, l'allenatore è fatto per questo, cioè gli allenatori più o meno sono tutti uguali, però devono essere prima psicologi e poi allenatori, perché tutti quanti possiamo fare l'allenatore, basta prendere un libro. Bene, allora se non hai giocato e non hai vissuto le vittorie, le sconfitte, tutte queste cose qui, non puoi fare l'allenatore. Queste sono le parole non di Franco Cerilli ma del grande Fabio Capello. Eh sì. Va bene, allora senti Franco, è stato delizioso ributtarsi indietro negli anni, perché poi c'è Gabriele Borzillo qui davanti che vorrebbe fare un libercolo, un libro diciamo del periodo di quel decennio dell'Inter, che era il decennio della transizione. Cioè dall'Inter che vince Scudetti, Coppa dei Campioni, Intercontinentale, fino a quella della Coppa Italia dell'80-81, no? Che quindi sono è questo periodo, quindi non si sa mai in futuro. Senti, comunque ci risentiremo quando parleremo del fantasista col piede sinistro buono. Comunque finisco con questo. Prego. Volevo finire così. Sì. Mi hanno nominato il nuovo corso e tutto il resto, ma io sono stato sempre solamente con i calzettoni giù perché amavo, lo amo ancora e lo amerò sempre. Il grande Omar Sivori, il più grande giocatore di tutti i tempi. Ecco. Andatevi a rivedere YouTube. Certo. Le giocate di sì, hai perfettamente mi permetto di dire questo, assolutamente Franco. Okay. grazie ancora, ti salutiamo. Niente. Gabriele, Bruno, Gianni Bellini, ancora vi incontrerete altre volte perché quando si parla di figurine di calcio ci siamo. Grazie a voi, è sempre un piacere essere ricordato. Grazie di nuovo, ciao Franco. Ciao.